Con l'apertura del convegno Alfa Omega, Città della Scienza, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e delle più alte cariche scientifiche nazionali, ha preso ufficialmente il via la Settimana della Salute e della Prevenzione 2015. 7 giorni che si snoderanno in 2 fasi. La prima fase, da ieri all'8 ottobre, con workshop, tavole rotonde, convegni e giornate dedicate alle scolaresche per affrontare con esperti i temi più caldi della prevenzione. Poi il campus della salute in piazza del Plebiscito, con visite mediche gratuite, sport e animazione, e domenica mattina, con partenza da Palazzo Reale, la Prevention Race, la corsa della salute. A presentare la lunga maratona l'ideatrice del format, la professoressa Anna Maria Colao. Sì, Città della Scienza ha visto la nascita di questa nuova iniziativa del Campus Salute insieme all'Università Federico II, a Sportform, all'Istituto Scolastico Regionale, a Città della Scienza. All'inaugurazione sono serviti l'inizio è servito per impostare il problema della prevenzione con le prime tavole rotonde, i primi simposi. Domani continueremo a parlare con la scuola e con i ragazzi di come prevenire le malattie, affronteremo le tematiche, quelle più calde, dalla prevenzione dell'obesità, del diabete, delle malattie cardiovascolari e quelle oncologiche, per poi completare con la piazza del Plebiscito e quindi con le visite in piazza come ogni anno, cercando di essere a fianco alla salute dei cittadini. Napoli quindi è ombelico del mondo della salute non solo per 7 giorni ma per tutto l'anno, e questo l'auspicio del sindaco De Magistris rilanciato da Città della Scienza, che dal prossimo dicembre ospiterà nella nuova struttura in ultimazione il Museo del Corpo Umano. C'è una difficoltà a curarsi anche da un punto di vista economico, quindi è molto bello che ci sia una crescita di una rete di solidarietà del volontariato sul tema della salute in tutti i settori. Questo è molto bello perché c'è una voglia di far del bene, di umanità, di prevenire, così si risparmia anche. E poi io sempre un appello forte al governo nazionale e regionale: basta tagli alla salute. Sì al taglio agli sprechi, ma ho visto troppi tagli in questi anni con una sofferenza forte dei presidi pubblici, a quel punto la gente fa fatica economicamente anche a curarsi, quindi questa è una settimana importante alla quale abbiamo contribuito con Piazza del Plebiscito, si metterà insieme salute, sport e solidarietà, che è un messaggio forte soprattutto per i nostri giovani, ma non solo.